Ciao amici! Io sono Francisco. E io sono Claudio. E insieme siamo gli Aman! Siamo qui per presentarvi il nostro nuovo canale. E vorremmo lanciare una piccola sfida, però prima... Sigla! Ed eccoci qua. Come vi ho già detto prima di iniziare a parlare di noi, vi lanciamo una piccola sfida e vediamo un pochino. Insomma, sì, diciamo che vorremmo sapere se ci avete riconosciuti per caso. Nel senso, non che siamo chissà chi, però diciamo che in passato qualcuno magari ci avrebbe potuto riconoscere, incontrare e magari adesso vedendoci ha riscoperto nel suo ricordo la nostra faccia, anche se diciamo che è un po' più normale. Infatti, come posso dire, magari quando ci avete conosciuto eravamo dei personaggi, delle cose un po' iconiche, mettiamola così. Dai, vogliamo dare qualche piccolo indizio, che così potrebbe essere un po' vago, un po' difficile. Sì, forse hai ragione. Dai, diciamo qualche indizio. Diciamo che allora potreste averci incontrato a Leolandia. A me viene in mente subito questo posto. Se no anche, dai, a Vimodrone o alla Spezia o a Biella, insomma, a Desenzano del Garda. Abbiamo fatto un po' di giri per il nord d'Italia. Esatto, ebbene sì, ebbene sì. Quindi non so se ci avete riconosciuto. Siamo quei due pazzi, sì, chiamiamoci pure così, guarda. Pazzi, intanto lo sappiamo benissimo tutti quanti che l'avete pensato tutti almeno una volta. Diciamo che noi siamo quei due personaggi che durante gli eventi di Miracle Tunes si esibivano con le ragazze sul palco insieme a loro, vestiti come loro. Definiamoci cosplayer. Ma diciamo che tutto questo era partito in realtà come un gioco, come uno scherzo, nel senso che facendola breve, Miracle Tunes parla di queste cinque ragazze che combattono la negatività per salvare i gioielli della musica da restituire alla dea della musica, appunto, che sono stati rubati da Damon. Queste ragazze combattono col potere della musica e della felicità e dell'amore e della positività. Infatti diciamo che io subito ero partito in quarta con Miracle Tunes e Claudio ne è testimone, visto che l'avevo coinvolto facendole ascoltare le canzoni, facendole vedere qualche episodio. E quando le ragazze erano venute al City Live di Milano per esibirsi per la prima volta, io avevo detto: Claudio, ti prego, andiamoci. E quel giorno è stato qualcosa di meraviglioso. Infatti io ero emozionato come un bambino, come uno dei tanti bambini che era andato lì allo spettacolo di queste ragazze, appunto. Perché riconosciamo che è uno spettacolo per bambini, è una serie per bambini, principalmente. Il divertimento non ha età, mettiamola così. Esatto, noi infatti forse per questo che ci siamo divertiti tanto, perché abbiamo tirato fuori il nostro lato fanciullesco che abbiamo dentro. Ma puoi dirlo ben forte. E la cosa che a me ha divertito è che molti genitori, quando ci vedevano, magari ci chiedevano, ci fermavano per fare delle foto ricordo assieme a noi. Diciamo che questa secondo me è stata la cosa più strana che potesse mai capitarmi. Esatto. Perché non mi aspettavo che sarebbe successo. È partito tutto da qua, da Milano, con questo piccolo live, dove però in effetti noi eravamo normali, siamo andati semplicemente come spettatori. Sì, e diciamo che però in quel modo ci siamo proprio avvicinati. Come ha detto lui. E diciamo che dopo un periodo in lontananza, perché lui era dovuto andare in Australia, al suo rientro io gli dissi: Claudio, so che agli Orsi di Biella... Permettiamo che io al tempo abitavo a Biella, quindi era proprio lì a casa. Io gli scrissi: Claudio, ci sono a Biella le Miracle Tunes, andiamo a vederle. E lui, sapete cosa mi disse? Va bene, ma solo se ci vestiamo come loro. Ed è per questo che vi diciamo, magari ci riconoscete. Questo perché, forse, non so, facciamogli vedere perché. Facciamo vedere un piccolo spezzone. Un video vale più di mille parole in questo esatto, caso. Sì, via. Io me lo ricordavo molto più carino, molto più bello. E mamma mia, visto da dentro era molto divertente, molto bello, è stata un'emozione grandissima. Ma visti da fuori un attimino, sì, ci chiediamo il perché. Ma io so perché, perché praticamente durante il meet and greet, dopo lo spettacolo delle ragazze, gli organizzatori ci dissero un momento prima di salire sul palco per fare la foto con loro: ecco ragazzi, se volete la foto dovete ballare insieme alle ragazze.
E da quel momento per noi è partito completamente un mondo di tour. Ogni giorno eravamo lì, dove sono le ragazze, dove vanno la prossima volta, e ogni momento libero eravamo sempre dietro a loro. Questo per dire appunto come ci sposavamo, come eravamo spensierati e allegri, ed è per questo che in realtà abbiamo aperto anche questo canale, prima di tutto per condividere la nostra esperienza, magari coinvolgere anche voi e farvi rivedere qualche ricordo, sì, anche magari raccontarvi qualche piccolo aneddoto nostro, qualche piccolo dietro le quinte, cosa è successo alle Olandia, alla Spezia, dopo la Spezia, cioè ci sono tante, a Biella, ma ragazzi ne sono successe veramente di tutti i colori. Abbiamo vissuto delle esperienze veramente straordinarie e in alcuni casi anche divertentissime, quindi certo, vorremmo condividere con voi questi momenti allegri e sperare magari di strapparvi un sorriso e magari risvegliare anche a voi qualche bel ricordo. Sì, quindi anche parlare delle Miracle Tunes, ma non solo, giusto? Ma direi che appunto Miracle Tunes potrebbe essere l'input d'inizio per vedere anche se da parte vostra c'è un interesse, e vorremmo che questo canale diventasse un momento di svago o comunque qualcosa che possa intrattenere, divertire e farvi sorridere. Esattamente come ci siamo sentiti noi in quel momento. Pensiamo che ci sia veramente tanto bisogno di sorridere, di lasciare un attimino i problemi fuori, e vogliamo, come noi ce l'abbiamo fatta in quel periodo, vogliamo trasmetterlo un pochino a tutti quanti. Sì, esatto, riportare a voi questi bei ricordi, secondo me sia la cosa più bella di questo mondo, anche perché immagino che molte persone possano avere questa piccola nostalgia di quel periodo che era veramente magico. Poi naturalmente cercheremo di magari portare qualche challenge, qualche cosa. Assolutamente. Magari balleremo, faremo qualche balletto, sì, insegneremo le coreografie, ballare con voi, perché no? Tutto dipende anche da voi, se vi può interessare, anzi diteci voi cosa vi potrebbe interessare in questo caso nel prossimo video, e scrivetecelo nei commenti qua sotto. Oppure potete anche scrivercelo direttamente sui nostri social, su Facebook e Instagram. Noi ci chiamiamo gli AMA, ovviamente. Ovviamente. E troverete comunque tutti i link nella descrizione del video, appunto. Certo, esatto. Poi, naturalmente, magari parleremo anche di serie TV, musica, cose che esulano dalle Miracle Tunes. Fateci sapere di cosa vorreste che parlassimo nei prossimi video. Diciamo che la sfida adesso è anche voi. Vedere cosa vi potrebbe interessare, cercheremo di riportarlo al meglio, nel limite del possibile, quello che voi ci chiedete. Esatto. C'è altro da dire? Ma direi che la introduzione è questa. Spero che abbia potuto coinvolgere qualcuno, insomma, e speriamo soprattutto che comunque che questa cosa vi abbia riportato quei bei ricordi che noi comunque continuiamo ad avere dentro di noi, e dire magari un giorno torneremo a rivedere tutte quelle persone e anche le ragazze. Diciamo che questa è un po' la nostra speranza, e quindi grazie a questo canale vogliamo trasmettere questa positività. Quindi direi che non c'è nient'altro da dire, solo ci si vede, ci si sente, ci si ama.